Pennese Doc, questa sera contro il Pescara, hai segnato un gol che stava per portare all'Ancona Matelica un pareggio. Sì, un gol che si poteva portare un pareggio, dopo alla fine ci abbiamo preso quella beffa del 2-1 che ci ha ammazzato le gambe, ci ha ammazzato. Diceva il direttore, questa sera abbiamo visto una buona squadra, peccato per questo gol preso al 91esimo, però credo che sulla prova, sulla vostra gara giocata questa sera ci sia poco da dire, cioè avete tenuto testa al Pescara. Sì, abbiamo tenuto testa, alla fine potevamo fare pure uno scherzetto, però ripeto, questo gol che ci abbiamo preso al 90esimo che ci ha tagliato le gambe. Cosa hai provato quando hai visto quel pallone in rete allo Stadio Adriatico, stadio che fino a qualche anno fa ospitava partite di Serie A? Sì, emozione sì, fino a un certo punto. Me l'aspettavo soprattutto quel momento che il mister sta facendo il cambio, me lo sono sentito dentro, me lo sono sentito. Per chiudere, Alessandro, lo scorso anno in Serie D a Castelnuovo, quest'anno in Serie C con l'Ancona Matelica, può essere la stagione per te del definitivo trampolino di lancio. Questo è un campionato in cui veramente ti potrai giocare grandissime carte per il futuro. Sì, deve essere per forza, perché già ho perso un treno a Teramo per tanti motivi, non voglio perdere un altro treno. Grazie all'attaccante dell'Ancona Matelica. Un ringraziamento soprattutto a Tiziano Lauducci che mi ha rimosso sottoterra quando rischiavo di smettere di giocare a calcio. Un ringraziamento soprattutto a lui. Grazie anche per questi ringraziamenti. Grazie ad Alessandro Fagioli, attaccante dell'Ancona Matelica. Grazie per aver accolto il nostro invito e in bocca al lupo per il tuo proseguimento di carriera. Crepi il lupo, ci vediamo, ciao.